Brembo presenta devastante la doppietta Red Bull, incredibile il terzo posto di Fernando Alonso, complesso il quadro tecnico della Ferrari, che si compone di due aspetti, uno legato all'affidabilità, il secondo alla prestazione in gara che è mancata per il deterioramento delle coperture. E a questo punto bisogna fare una prima valutazione sull'affidabilità. Al 41esimo giro Leclerc si è arrestato per un problema di tipo elettronico, ma la causa non è stata la centralina, la causa è stata il programma che mette in protezione il motore nel momento in cui viene letto una panne elettrica, e a questo punto sarà Maranello che dovrà stabilire qual è stata la vera causa, l'attivatore di questo problema elettronico. Sappiamo bene che la Ferrari ha una centralina ECU che gestisce tutta la parte ibrida, la mette in relazione col motore termico e con tutto il sistema di sovralimentazione. Bene, a questo punto sarà importante cercare di capire qual è stato il problema, e per quanto riguarda una prima analisi dettagliata di quello che è successo, sentiamo le dichiarazioni di Vasseur. Il progetto non è sbagliato, dobbiamo lavorarci. Il Sakhir ha evidenziato i punti deboli ed ora sappiamo su cosa lavorare. Mi preoccupa il ritiro di Leclerc. La Power Unit al banco e in 6-7 mila chilometri di test non ha mai dato problemi. Il problema elettrico è sempre una brutta bestia per un ingegnere di Formula 1, perché è difficile costruire a ritroso qual è stata la sequenza che ha portato al problema, ma soprattutto a mettere in protezione il motore. Ma è certamente meglio rispetto a un problema di tipo meccanico al motore termico o di rottura della sovralimentazione, come è successo nella passata stagione, perché si aprono a questo punto due diversi scenari. Il primo politico: i motori sono congelati, quindi bisogna chiedere alla FIA, aprendo un fascicolo, di poter intervenire per motivi di affidabilità e dimostrarli che il motore deve essere rivisto nell'area dove è stata accusata la rottura. Il secondo è rivedere, riprogettare il componente che si è rotto e a quel punto andare al banco e fare tutta la sequenza di prove per renderlo nuovamente affidabile. Tutto questo fortunatamente non succede, parliamo delle prestazioni della Ferrari che sono mancate, una Ferrari, una SF23, che ha concentrato gran parte del suo sviluppo tecnico tutto sull'avantreno della monoposto. Ad oggi non paga il lavoro di miglioramento fatto dagli ingegneri nel passaggio dalla F175 alla SF23. Pur avendo rivisto l'intero avantreno, Ferrari mantiene un consumo gomme elevato e la prestazione in gara non è a livello di Red Bull. Le modifiche più evidenti della nuova monoposto sono sicuramente la sospensione anteriore, dove siamo passati da una configurazione con track rod alto a una configurazione con track rod basso, guidato dalle esigenze dell'aerodinamica. È proprio sulla sospensione anteriore che la Ferrari ha prodotto una delle maggiori trasformazioni del progetto SF23. Nella passata stagione la scatola guida alta, posizionata tra i due triangoli sospensione, collegava le leve dello sterzo ai portamozzi, creando interferenze aerodinamiche. Spostandola verso il basso, i tiranti sono stati integrati dentro la sospensione, fattore migliorativo per la portata d'aria diretta verso le pance. Inoltre, è stato abbassato il baricentro vettura, con vantaggi diretti sulla dinamica del veicolo in curva e sulle regolazioni in rollio della sospensione anteriore. Ferrari, col nuovo progetto, ha avuto un miglioramento prestazione inferiore alla RB19, accusando un ritardo in gara ad oggi difficilmente giustificabile. Per quanto riguarda il Bahrain, il fattore deterioramento è stato molto evidente, ma siamo su uno dei 5 circuiti più severi per il consumo gomme e le prospettive già dal prossimo Gran Premio potrebbero essere diverse. Il comparto sospensione è stato completamente ridisegnato, da una parte per assecondare gli aerodinamici e ottenere i risultati che ci eravamo fissati e dall'altra parte per aumentare le capacità di regolazione in pista della vettura.
Proprio questo aspetto ha portato gli ingegneri a rivedere lo schema sospensione anteriore, ma senza rinunciare alla collaudata impostazione push rod. La sospensione della SF23 è stata rivista in funzione delle nuove gomme Pirelli che, all'anteriore, hanno una struttura più rigida, soluzione che riduce l'angolo di deriva in curva che, nel 2022, è stata la principale causa di sottosterzo. Ferrari ha progettato una nuova geometria con triangoli paralleli. Questa impostazione permette al pneumatico di mantenere un'inclinazione costante rispetto al suolo quando, in curva e frenata, la sospensione è soggetta a compressione. Una differenza netta rispetto ai triangoli inclinati e non paralleli, dove il pneumatico assume un'inclinazione maggiore sul piano stradale e, al tempo stesso, riduce la sua superficie di contatto con la pista perdendo grip. La geometria a triangoli paralleli mantiene tutta l'area del battistrada a contatto con la pista, distribuendo gli stress e il consumo della mescola su una superficie maggiore. Fattore importante per gli assetti è la precisione di guida all'anteriore, che, in teoria, dovrebbe portare vantaggi anche su un migliore utilizzo delle gomme, ma che, ad oggi, non si è ancora visto. L'Aston Martin AMR23 è nata pronta, subito sul podio alla prima gara con un ottimo passo gara, concreta dal punto di vista affidabilistico e nella prestazione sul giro secco. A guidare il sistema Aston Martin 2023 Fernando Alonso, che ha portato tanta energia, esperienza e soprattutto una grande capacità di sviluppo che è stata apprezzata dal suo ingegnere Luca Furbatto. Fernando è una macchina da guerra, ci ha dato molte indicazioni nella direzione dello sviluppo e ha sensazioni positive sulla vettura. Per l'Aston Martin il 2023 è diventato il punto di rottura. Si smette di essere il team satellite della Mercedes. La MR23 è una monoposto di rottura che abbandona il passato nell'aerodinamica, ma soprattutto nel motore, e inizia a fare scelte proprie. Commissiona a Mercedes un motore tutto suo nell'allestimento degli accessori, negli scarichi e nella parte alta dell'aspirazione. Questo per fare il progetto che esattamente voleva, dove era indispensabile andare a ricercare della prestazione nella parte alta della monoposto e soprattutto nello sfruttamento dei flussi verso il retrotreno. Con il progetto AMR23 Luca Furbatto ha fatto scelte radicali che hanno portato ad una monoposto sorprendente nelle forme e geniale nelle soluzioni aerodinamiche. Abbiamo avuto un approccio aggressivo nella progettazione della nostra vettura. Nel 2022 avevamo un gap di 1,7 secondi ed oggi siamo il team con il più ampio indice di miglioramento. Aston Martin si avvale del motore Mercedes, che rappresenta una certezza per affidabilità e potenza. Il Power Unit Mercedes 2023 è già di per sé un salto di qualità per potenza e gestione della parte ibrida, che prevede componenti del compressore e MGUH completamente riprogettati. La sovralimentazione prevede una evoluzione molto spinta, con turbina di diametro maggiore per aumentare la sovralimentazione e il recupero di energia tramite l'MGUH. Ma la maggiore differenza consiste nel passaggio dalle mandate scarichi orizzontali a verticali, che ha permesso di rimodellare gli scarichi e ottenere ingombri che si sviluppano in verticale a vantaggio di pance più strette. Il salto di qualità raggiunto con la M23 rappresenta la volontà di cambiare e saper prendere dei rischi con soluzioni estreme. Una strada che ha pagato subito. Alonso a podio in Bahrain e quello che era il team satellite Mercedes, già alla prima gara, ha messo dietro le due W14. Questo progetto è stata una vera innovazione a 360 gradi, che ha interessato davvero tutte le aree della monoposto.
Su una monoposto tanto innovativa, scelte ardite hanno necessariamente coinvolto il motore e, per la prima volta dal 2014, è stata commissionata a Mercedes una versione molto diversa da quella che equipaggia il team ufficiale. L'aspirazione sopra il motore della W14 prevede un convogliatore chiuso per portare aria al radiatore a olio cambio installato sopra alla sovralimentazione. La versione Aston Martin sposta due elementi radianti sopra il condotto di aspirazione, concentrando gli scambiatori della parte elettrica più vicino all'MGUH. Questa soluzione ha ridotto gli ingombri delle masse radianti al lato vettura, in modo da poter esasperare il concetto di pancia scavata e bassa a vantaggio dell'aerodinamica. I nuovi volumi della presa d'aria superiore con radiatori integrati hanno reso indispensabile rivedere le dimensioni del polmone. Al suo interno, il sistema di aspirazione a geometria variabile prevede nuovi ingombri e un diverso posizionamento del movimento elettrico, in modo da non penalizzarne l'escursione e, quindi, la capacità di modulare la coppia a seconda del regime di rotazione. Il motore, con l'Aston Martin 2023, ritorna ad avere un ruolo centrale nella progettazione della monoposto, che ha avuto il coraggio di rompere gli schemi dettati da Mercedes, che dal 2014 si è posta come fornitore di powertrain standard ai team clienti.